La sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Disponiamoci ad ascoltare la parola di Dio. Nella prima lettura, il profeta Isaia ci invita a preparare la via al Signore. Ecco, il Signore viene, grida il profeta. Egli è il pastore che ci porta sulle braccia e ci conduce dolcemente verso luoghi sicuri. La seconda lettura ci ricorda che i luoghi sicuri sono i nuovi cieli e una terra nuova. Sul Calvario Maria ci indica come seguire il Signore. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dalla seconda lettura di San Pietro Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista. Carissimi, davanti al Signore, un solo giorno è come 1.000 anni e 1.000 anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro.
allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo, perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. E così si adempiva la scrittura: si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano poi presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. E poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Parola del Signore.
Ieri nella nostra meditazione avevamo letto il Vangelo delle nozze di Cana, dove si parlava dell'ora. Gesù diceva a Maria: non era ancora giunta la mia ora. Oggi abbiamo letto il Vangelo di quell'ora, l'ora di Cristo, l'ora della croce. Noi sappiamo che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo nel grembo di Maria affinché noi tutti potessimo diventare figli di Dio, ma poiché in Adamo tutti abbiamo peccato, si è cantato anche nel Tutta Bella di questa sera, in Lui tutti abbiamo peccato, ecco che Gesù come nostro Salvatore è diventato anche nostro Redentore. Ha offerto la sua vita per noi e quindi è stata l'occasione proprio che il Padre ha potuto farci vedere, farci comprendere quale grande amore Dio ha per noi. E allora abbiamo letto questo brano. Purtroppo, normalmente quando noi leggiamo della presenza di Maria ai piedi della croce, leggiamo solo quel pezzettino, e c'era la madre, eccetera. In realtà, noi per comprendere tutto questo momento, dobbiamo leggere, come abbiamo fatto questa sera, tutto questo brano evangelico, a partire dalle vesti divise fino alla morte di Gesù in croce. Perché noi non lo comprendiamo sempre, ma siccome il Vangelo è stato scritto in greco e il greco ha delle regole per capirlo, in realtà questi tre episodi, queste tre realtà, fanno parte, ci sono delle particelle che uniscono tutto, quindi non dobbiamo separare. E quindi avete sentito i soldati che si dividono le vesti di Gesù. Perché l'Evangelista si sofferma a raccontarci queste cose così secondarie? E mette in luce la tunica di Gesù. Quella tunica, dice, intessuta tutta d'un pezzo. Che cosa vuol dire? Qui dovremmo soffermarci su tutto il discorso dell'abito, dell'importanza dell'abito nel mondo soprattutto orientale. In molte altre parti del mondo, noi oggi ormai siamo abituati a vestirci un modo o nell'altro, non ha più importanza. Una volta c'era l'abito della domenica, no? E perché i sacerdoti hanno questi vestimenti che cambiano il colore secondo la festa. Così anche in Oriente l'abito continua ad avere un'importanza, indica la persona. E quindi da Adamo ed Eva che erano nudi prima del peccato, non avevano nessuna vergogna perché il loro vestito era l'amicizia con Dio. Con il peccato si sentono nudi. E Dio stesso si preoccupa di dargli un vestito di pelli. E qui abbiamo tutta la tradizione che guarda i vestiti, gli abiti. Ma se noi adesso ci soffermiamo sul Natale del Signore, guardiamo che cosa fa Maria quando partorisce il suo figlio. Lo avvolge in fasce. Che anche qui abbiamo la prova della nascita virginale di Gesù, che Maria non ha sofferto i dolori del parto, che non ha avuto un parto così doloroso, perché se avesse avuto un parto normale non avrebbe avuto la forza di fare questo, che cosa dovevano fare le donne a quel tempo? Le levatrici, tagliare il cordone, lavare il bambino, salarlo, non come il baccalà, salarlo e poi avvolgerlo in fasce. Il Vangelo dice che è Maria che fa questo. Se lei avesse partorito in modo normale, non avrebbe avuto la forza di fare tutto questo. Quindi lei avvolge il bambino nelle fasce. E questa immagine, Sant'Antonio di Padova ci ricorda che Gesù, quando si è fatto uomo, ha vestito l'abito dell'umanità, con quel corpo intessuto con l'ago dello Spirito Santo e il filo che è la fede di Maria. Maria ha dato un vestito al Figlio di Dio, che è il nostro corpo, la nostra umanità. E anche la tradizione vuole orientale
che Maria, che era la Vergine del Tempio, abbiamo festeggiato poco tempo fa la presentazione di Maria al Tempio, anche il Corano dice che Maria ha vissuto nel Tempio, dovevano fare il velo, vi ricordate il grande velo che nascondeva l'Arca dell'Alleanza nel Santo dei Santi? E allora i sacerdoti chiedono proprio alla Vergine Maria di intessere il velo del Tempio. Per cui voi vedrete delle icone orientali dove quando appare l'angelo a Maria, lei sta intessendo. Alcuni nostri quadri proprio fanno vedere Maria che sta intessendo il vestito di Cristo, che è sia il corpo, ma anche la tunica. Chi era che faceva la tunica? Chi faceva i vestiti una volta in quegli ambienti? Non c'erano i negozi come noi, le città mercato, tutte queste realtà dove potevi andare a comprare. Si facevano in casa, c'era il telaio nelle case. Maria intesse questa tunica e questa tunica tutta d'un pezzo per Israele era un abito unico, uno solo poteva portare l'abito intessuto tutto d'un pezzo, che era il sommo sacerdote. Quindi questo abito ci ricorda il sacerdozio di Cristo ed è tutto intessuto di un pezzo, perché indica l'unità del popolo di Israele. Infatti che cosa dice il sommo sacerdote? Gesù deve morire per il popolo di Israele, ma anche per tutti i figli dispersi. E poi che cosa fa Caifa? Si rompe la tunica. Quello per Israele significava la rottura, lo scisma, la divisione del popolo. E allora mentre l'Israele antico si divide, ecco che qui la tunica di Cristo sta unita, non viene divisa, indica l'unità della Chiesa. Ma il testo greco indica che non dividono, non rompono, non tagliano la tunica di Cristo perché c'era Maria, c'era colei che l'aveva fatta. Allora il popolo di Israele, l'unità del popolo era sempre vista nella città santa, la Gerusalemme. Gerusalemme doveva essere la madre che accoglieva dentro le sue mura tutti i figli dispersi. Gesù dalla croce ci indica che quella vera madre che raccoglie tutti i figli dispersi non è più Gerusalemme, non è più il sacerdozio di Israele, non è più il Tempio di Israele, ma diventa Maria. Maria che in questo momento rappresenta di nuovo la Madre Chiesa, che rappresenta la nostra unità. Guardate, i protestanti, tanti che vogliono attaccare la Chiesa, la vogliono dividere. E attaccando la Chiesa, chi vogliono attaccare? Sempre la figura di Maria. Tolgono Maria dalle Chiese. È questo che dobbiamo guardare, alla figura di Maria, che Gesù in questo momento è il momento solenne, è il momento importante, sta facendo l'atto di redenzione di tutti noi, fa vedere l'importanza di questa donna. E allora dalla croce Gesù vede la madre, ma è molto bello perché il testo dice: stavano presso la croce di Gesù sua madre e le altre donne, la cugina di sua mamma, Maria di Cleofa, che è la cugina e che ha i figli che sono Santiago, Giacomo, Simeone, che saranno poi chiamati i fratelli di Gesù. Ma Gesù non vede le altre donne, vede Maria. Come andrebbe tradotto questo testo? Presso, in greco, è la stessa parola che abbiamo usato nel primo giorno del nostro, della costola. La costola di Adamo con cui viene fatta Sela è la costola in questo momento significa stare presso. Vi ho detto che la donna viene presa da un lato, dal fianco dell'umanità.
Ora Maria in questo momento è il fianco. E Giovanni scrive croce, in greco doveva metterlo al neutro, come in latino, invece lo mette al maschile, per indicare non la croce di legno, ma la persona di Gesù. Allora, come sarebbe la traduzione esatta? In quell'ora la donna era il fianco del crocifisso. Non è l'uomo Gesù da solo che muore per noi, è insieme alla donna. Vi ho detto che noi dobbiamo sempre guardare all'unità tra l'uomo e la donna. Maschio e femmina li creò, e la donna, Dio la costruisce per essere la casa dell'uomo. Ecco che allora Gesù dalla croce ci fa vedere questa unità, questa intimità ancora tra Maria e il figlio. Anche lei offre quel figlio, lo dice il Vaticano II, ribadisce, Maria è offerente, manifesta il sacerdozio comune. Noi tutti qui stiamo offrendo a Dio quel pane e quel vino perché si trasformi nel corpo e sangue del Signore. E Maria sta esercitando in questo momento il suo sacerdozio, la sua offerta, insieme al sommo sacerdote, al Cristo vero sacerdote, che è colui che si offre e colui che viene offerto. Colui che offre e colui che viene offerto, dice la liturgia bizantina. In questo momento vediamo questa presenza. E Gesù che vede, i biblisti dicono che questo è uno schema di rivelazione. Nella Bibbia lo troviamo tante volte. Il veggente vede, ma non vede con gli occhi della carne. Vi ho detto che noi dobbiamo chiedere al Signore il dono dello Spirito perché ci dia la capacità di vedere la verità delle cose che abbiamo intorno. Perché noi viviamo molto sulla superficialità e non siamo capaci di vedere l'anima, il fuoco, la divina energia che fa esistere ogni creatura. E allora Gesù, che ha lo Spirito come Elisabetta che ha visto la madre del Signore, Gesù vede e dice alla persona che vede nella sua verità, ecco, sono i tre termini. Gesù vede la donna, non la chiama Maria, vede la donna, ripeto il ruolo della donna, la donna costruita, edificata da Dio come una casa, e rivela a noi chi è la vera Gerusalemme, la vera casa. È Maria, il ruolo della donna, casa dell'uomo, casa di ognuno di noi, la chiesa, casa dove noi dobbiamo trovarci per essere uniti, un ambiente dove veramente ci troviamo bene. Quanto è bello poter ritornare alla nostra casa, soprattutto dopo una giornata di lavoro, di attività. Anche quando andiamo in vacanza non vediamo l'ora di ritornare alla nostra casa, nel nostro letto, eccetera. Pensare alla Chiesa, pensare a Maria. Gesù la rivela. Questa è la vostra casa, questa è la vostra madre. Ci rivela realmente il ruolo e l'importanza di avere Maria con noi. E lo rivela al figlio, al discepolo amato. Chi è questo discepolo amato? È Giovanni? I biblisti e i padri della Chiesa dicono no, perché l'evangelista Giovanni, in tutto il suo Vangelo, quando parla di se stesso, non usa mai l'articolo. Vi è detto il greco, dobbiamo conoscere cosa significa. Qui c'è l'articolo, quindi il discepolo amato. Chi è il discepolo amato nel Vangelo di Giovanni? È sempre colui che ascolta la parola del Maestro e la mette in pratica. Per questo lo amerò e il Padre mio lo amerà e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui, dice Dio Trinità. Questo Dio che vuole venire a abitare dentro di noi. Noi non siamo soli, ve lo ripeto. E Gesù sulla croce non muore solo. C'è la madre, c'è il discepolo amato.
quel discepolo che, mettendo in pratica la parola di Gesù, si conforma a Gesù, diventa un altro Cristo, come ci insegna San Paolo, pienamente conformato. E allora ecco che Gesù, vedendo la persona che si è conformata a lui, dice: eccomi, mamma, ecco tuo figlio. Per cui, vedete, fare queste consacrazioni a Maria come una preghierina magica fatta così, come tante preghiere fatte per caso, che senso ha? Fare la consacrazione a Maria o l'affidamento a Maria significa voler essere il discepolo amato. Vuol dire che io voglio impegnarmi a vivere il Vangelo. È un impegno consacrarsi a Maria. Ed è Gesù non dona sua madre a tutti così, non è un qualunquista. Gesù dona sua madre al discepolo amato. Per questo è la domanda che noi dobbiamo farci: sono io degno di avere questa madre? Sono degno di avere Maria come madre? Punto di domanda. Certo che siamo tutti degni, perché lei è la madre della misericordia, è la madre che dopo che i discepoli sono fuggiti, perché vedete, nel momento in cui Gesù muore in croce, dove sta Pietro, il Papa? Dove stanno gli altri discepoli, i signori cardinali? Dove sta il collegio della Chiesa? Tutti sono scappati. Dove stanno gli amici quando tu hai bisogno? Qui si vede chi sono gli amici. E Maria poteva dire agli apostoli: voi avete tradito mio figlio, l'avete lasciato da solo, quindi non vi voglio più vedere. No, vediamo che Maria sta nella comunità cristiana con gli apostoli. Ha imparato dal figlio anche lei a perdonare, perché Gesù dalla croce perdona. E allora come conclude il Vangelo? Perché la seconda parte, dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, cosa era compiuto? Come era terminato l'opera di Gesù? L'opera di Gesù termina con Maria. Era iniziata con Maria nell'Annunciazione. Gesù era diventato uomo per mezzo e grazie al sì di Maria. Ora Gesù ha completato la sua missione affidando a noi sua madre, donandoci la madre. Quella madre che noi abbiamo donato a lui quando si è fatto uomo, adesso è lui che la dona a noi. È l'eredità che abbiamo ricevuto, la realtà più grande, il tutto di Gesù in quel momento era Maria e la dona a noi. Questo è il punto che deve darci tanta serenità, tanta gioia, e il capire che Maria non è una devozione, è un dono. Infatti il discepolo la portò non a casa sua, la traduzione sbagliata, tra le sue cose spirituali. Taidia in greco significa sempre l'eredità, il valore importante. Che cosa è importante per me? Pensiamo un attimo. Nella mia vita, che cosa è importante? Abbiamo tante cose, tanti oggetti importanti, ma nella tomba non ce li porteremo. Che cosa è importante? Maria è importante per noi? Maria, che è la Chiesa che ci conduce a Gesù, è importante? È un valore interiore dentro di me che mi può aiutare nelle difficoltà della vita, che mi può aiutare a realizzare. Attenzione, Dio non è contro di noi, Dio vuole la nostra gioia, vuole che siamo felici. Allora questo Dio è lì che non aspetta l'ora di poterci aiutare, di venire a dimorare dentro di noi come ha dimorato in lei.
Chiediamo allora alla Vergine Immacolata che ci aiuti a avere questa fede e di avere sempre la porta del nostro cuore aperta per accogliere il Signore che vuole venire a dimorare in noi. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare. Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre, datore di ogni bene, perché ci sostenga nella fede e ci disponga ad accogliere con gioia la venuta del Salvatore. Diciamo insieme: venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché nel suo cammino incontro al Messia annunciato da Giovanni Battista, testimoni l'amore di Dio, Padre di tutti. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per i popoli che ancora non conoscono il Vangelo, perché l'amore fraterno e la testimonianza dei cristiani suscitino in loro il desiderio di conoscere e di seguire Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per tutti gli uomini, perché gli egoismi, le chiusure e gli interessi di parte cedono il posto all'accoglienza e alla fraternità. Preghiamo. Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, perché la loro causa sia riconosciuta e promossa da chi opera per una società aperta e solidale. Preghiamo. Signore, di giustizia e di pace. Per noi qui presenti, perché nell'attesa del Signore ci convertiamo nel profondo del cuore e orientiamo le nostre scelte al bene di tutti. Preghiamo. Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Nella preghiera liturgica sempre noi abbiamo uno spazio dedicato per i nostri cari che hanno già vissuto la vita e ora sono in cielo. Per loro vogliamo pregare e questa sera in modo particolare per Silvana. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. O Padre, fonte della vita, ricolmaci del tuo Santo Spirito, perché il nostro impegno evangelico annunci il sorgere dei nuovi cieli e della terra nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, oh Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della condizione umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Per intercessione della Vergine Immacolata, liberaci, o Padre, da tutti i mali, le malattie, le sofferenze, le paure, la morte. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Thank you.
Con il Magnificat cantiamo con gioia le grandi opere compiute dal Signore. Prima tra tutte, la concezione virginale di Maria. Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi per la nostra comunità parrocchiale, come ogni prima domenica del mese. Ecco l'offerta per la Caritas, al centro della chiesa c'è una cassetta per questo motivo, per i nostri poveri. Domani alle 11:30, dopo la messa, l'offerta del fiore all'Immacolata da parte dei bambini e ragazzi del catechismo e del quartiere. L'8 dicembre la grande festa per noi, per la nostra parrocchia, per il nostro quartiere, conosciamo già il programma con le messe alle ore 8, 9, 10 e 30, 12 e 18. Ecco quella delle 18, l'ultima Santa Messa, è celebrata da Sua Eccellenza il Cardinale Angelo Amato e ovviamente nella Chiesa ci sarà un certo numero di persone, non più di tante, per cui siamo invitati a partecipare anche alle altre Sante Messe della giornata. Ricordo poi domenica prossima, 13, alle ore 10:30, la Santa Messa, poi con la presentazione e il mandato ai ministri straordinari dell'Eucarestia. Il Signore sia con voi.
e ora la benedizione solenne. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza e operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
La nostra celebrazione è conclusa. Vi auguriamo una buona serata e vi diciamo arrivederci a domani sera alle 18 per celebrare il sesto giorno della novena. Grazie.